Questo convegno che riguarda le patologie dell'orbita è un convegno molto interessante perché il dottor Spallaccia ha cercato di dare, che è l'organizzatore del convegno con i colleghi della chirurgia maxillofacciale, hanno cercato di dare un approccio molto esteso alla patologia orbitaria, un approccio multidisciplinare. L'orbita rappresenta una regione anatomica di confine che interessa diverse discipline. Interessa il neurochirurgo, il chirurgo maxillofacciale, l'oculista e l'otorino. Quindi il messaggio che noi dobbiamo dare alla platea, ai medici di base, ai colleghi è che appena vedono un paziente che ha una patologia a carico dell'orbita è importante che ce lo invino, perché una prima visita, una diagnosi precoce può salvare la vita e anche la vista del paziente. Ci occuperemo questa mattina, noi oculisti in particolare, di una patologia che è l'oftalmopatia basedoviana, che è secondaria ad un interessamento patologico della tiroide che coinvolge l'orbita, che è, diciamo, un tessuto, una zona di contatto tra noi oculisti e gli otorino e i maxillofacciali. Siamo qui per aiutare il dottor Spallaccia nel congresso e anche per promuovere i nostri prodotti sia qui che ovviamente in ospedale, nell'attività giornaliera. Questo incontro ha anche una funzione e un rilancio della prevenzione, perché la terapia moderna che avanza è la prevenzione. Prima si riesce a fare diagnosi e prima riusciamo ad avere migliori risultati e ed essere meno invasivi. Siamo qui presenti come Centro Braconi per presentare questo apparecchio, unico nel centro Italia. È un TAC a bassissima dose di emissione di radiazioni che permette di dare molte informazioni superiori a quelle delle TAC tradizionali, ma con delle dosi di radiazioni infinitesimali. Oggigiorno si deve lavorare sempre più in gruppo, in equipe, e le varie specialità devono portare a mettere in campo tutte le proprie capacità e le proprie specialità per migliorare gli obiettivi che ormai la chirurgia moderna richiede.